Siamo insieme a Marco del collettivo Giovani Notav della Valsusa, appunto appena terminata una grande partecipata assemblea a Novi Ligure insieme alle realtà studentesche che si stanno mobilitando proprio in questo periodo contro il Terzo Valico. Qualche opinione su questa assemblea appena terminata, appunto molto partecipata, molto aperta, molto condivisa? Sì. Ma guarda, io penso che sia stata veramente utile sia dal punto di vista di una maggiore informazione presso quello che capita da noi in Valsusa, sia per il fatto che comunque è anche utile, costruttivo, anche bello ascoltare le varie problematiche che possono affliggere anche territori diversi dai nostri, per riuscire sia a capire cose che succedono dalle nostre parti, ma sia anche a trovare modi e mezzi per riuscire in qualche modo a coalizzarsi per far fronte a problemi diversi, è vero, che però hanno a monte la stessa fonte, per cui penso che sia una cosa più che utile e costruttiva. Certo, non è la prima volta che appunto si incontrano le realtà della Valsusa e le realtà appunto di questa zona che si stanno mobilitando contro il Terzo Valico. È importante però sicuramente che anche da un punto di vista studentesco si trovino dei punti in comune, si trovino appunto dei punti di contatto che poi permettano di costruire anche mobilitazioni in avanti. Voi oggi siete venuti qui e ci avete invitato a partecipare alle prossime iniziative che state costruendo in Valsusa. Assolutamente sì, anche perché ma già da uno o due anni comunque il già menzionato campeggio studentesco in Valsusa è stato luogo anche di assemblee nazionali fra studenti, di scambio di opinioni, scambio di esperienze, per cui è questa rete di comunicazione è importantissima. Oddio, come ho già detto prima, abbiamo i nostri territori afflitti dai nostri piccoli problemi, ma in fondo se non ci si aiuta non si paglia veramente nulla, per cui... Certo, quindi il prossimo appuntamento è il 23 in marzo in Valsusa, manifestazione nazionale da Susa a Bussoleno, ritrovo Susa a mezzogiorno e per chi vuole anche il giorno dopo si potrà organizzare una giornata in Clarea per vedere con i propri occhi.